E continuiamo queste brevissime riflessioni sull'importanza del tempo, il tempo nella Bibbia e il tempo nella nostra vita. Il Salmo 90, per esempio, attraverso Mosè ci dice: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni per ottenere, per acquistare un cuore saggio. Allora, questa è una preghiera, una richiesta di preghiera. Che nasce dalla consapevolezza che il tempo effettivamente passa molto molto veloce e quindi nasce la necessità a un certo punto in Mosè di fare questa richiesta. Effettivamente anche in noi dovrebbe nascere questa richiesta e dovremmo avere tutti quanti il desiderio di avere un cuore saggio perché ha imparato a comprendere ciò che realmente è importante e prioritario per la nostra vita. Ecco, la saggezza sta proprio in questo. Effettivamente, David Wilkerson, un grande missionario e scrittore, anche aveva previsto, quasi con un atteggiamento profetico, che nel futuro, quindi possiamo anche pensare a questo presente, il bene più grande, uno dei beni più grandi che le persone potessero avere era proprio il tempo. Ed aveva anche però previsto che un grande ostacolo a sfruttare bene il tempo sarebbe stata proprio la distrazione. Effettivamente possiamo senza ombra di dubbio dare ragione a questa profezia, a questo monito che lui ci aveva lasciato. Quindi, da una parte dobbiamo essere saggi, acquisire le giuste priorità, perché queste possono insegnarci sicuramente a comprendere cosa è giusto, cos'è prioritario e dare importanza effettivamente a quelle cose, perché il tempo passa velocemente. Facendo questo, sapremo anche fare delle scelte consapevoli, per cui non dobbiamo assolutamente privarci di, in qualche modo, passatemi il termine, godere delle opportunità che la vita ci offre. E quindi essere saggi vuol dire anche, per riprendere questo concetto, attraverso le parole di Gesù, imparare a comprendere che effettivamente lo sposo sta arrivando. Quindi, quelle vergini, quelle sagge, sfruttano il loro tempo e sono vigilanti, sono consapevoli e sfruttano il loro tempo impiegandolo a prepararsi. Adesso, se noi entriamo nell'ottica di sfruttare il tempo in funzione dell'eternità o in funzione del ritorno dello sposo, della venuta dello sposo, sicuramente faremo scelte più consapevoli, meno tendenti alla distrazione e sicuramente più importanti per noi e per altri.